Superando la Roma, l'Empoli ha annullato l'handicap di 5 punti. Per noi, ha detto soddisfatto il presidente Grazzini, il campionato comincia ora. Per gli uomini di Lidom, una battuta d'arresto in attesa. Dopo 4 minuti, il giovane Cucchi, su punizione originata da un fallo di Giannini ai danni di Incocciati, batteva Tancredi con uno stupendo tiro che si insaccava alla sinistra del portiere. 1-0 per l'Empoli. La Roma tentava di reagire alla doccia fredda con un pressing martellante ma disordinato. Al sesto atterramento di Conti. Drago non si faceva sorprendere da Domini. C'era poi uno scambio Giannini-Pruzzo, ma Drago risolveva un'incertezza della difesa biancoazzurra. Ancora Conti al tiro, palla d'effetto di poco al lato. Al 18esimo Vertova lanciava Ekström. Fuga sulla sinistra e diagonale rasoterra che fulminava Tancredi. 2-0 per l'Empoli. Una storia tutta svedese. Lidon sconfitto da Ekström. La Roma non si dava per vinta. Al 27esimo tiro cross di Domini verso il 7. Drago salva come può ma sbatte la testa sul palo. Si riprenderà presto. Poi Pruzzo abbandonava dopo uno scontro con Vertova il campo. Al suo posto Agostini. Al 37esimo assist di Conti per la testa di Boniek, bene Drago. Al 41esimo la Roma accorciava le distanze, Giannini apriva per Oddi, Boniek toccava per Manfredonia che anticipava la difesa empolese, 2-1. La partita dunque si riapriva e Agostini, in rovesciata, mancava di poco il bersaglio. Nella ripresa la Roma cominciava la danza per incantare Drago, ma si esponeva al contropiede empolese. Qui era Vertova a salvare su testa di Agostini. Poi il duo Incocciati-Baldieri creava l'azione del possibile 3-1. Baldieri si aggiustava la palla sul sinistro ma il tiro sfiorava il palo. Poco dopo l'ex romanista lasciava il posto a Mazzarri mentre sull'altro fronte Desideri subentrava a Conti. Manfredonia forniva una bella palla ma a Desideri mancava l'aggancio. La Roma continuava il suo arrembaggio ma il risultato non cambiava. Purtroppo la giornata registrava alcuni tafferulli, protagonisti tifosi giallorossi danneggiati alcuni impianti dello stadio, operati arresti e fermi.